Stiamo per entrare nel vivo della finestra di mercato invernale, ma come ogni gennaio che si rispetti, bisogna dare un occhio a giugno. Ecco perché oggi vogliamo fare una lista di 10 giocatori che a giugno saranno in scadenza di contratto e che quindi da gennaio saranno liberi di cercarsi una nuova squadra a partire dalla prossima estate. Partiamo da Josip Iličić. Ebbene sì, lo sloveno dell'Atalanta ha un contratto in scadenza a giugno 2020. In teoria, quando questo video verrà pubblicato, l'ex Palermo potrebbe aver già sottoscritto il rinnovo. Le trattative sarebbero in fase avanzata e i bergamaschi vorrebbero assicurarsi la sua presenza in rosa fino al 2023. È però vero che questo rinnovo era a un passo già a giugno e poi a novembre, e finché non verrà messa la penna sulla carta, meglio essere pronti a tutto. Come è noto, i contratti dei calciatori non sono pubblici e se le scadenze solitamente sono note, a volte clausole e condizioni non possono essere conosciute con sicurezza. È così anche per il nostro numero 9. Si tratta di Luka Modric, che aveva firmato un contratto con il Real Madrid fino al 2020 e il cui rendimento sta molto deludendo ultimamente. A sognare il 34enne sono comunque diversi club, tra cui il Milan, e c'è anche una pista che lo vedrebbe approdare in MLS. C'è un però. Secondo voci che non è possibile confermare, il contratto del croato includerebbe una clausola per il rinnovo automatico di un anno nel caso di vittoria del Pallone d'Oro. E quindi in realtà il contratto di Modric potrebbe essere già stato prolungato fino al 2021. Non possiamo farci niente, nella nostra top 10 regna l'incertezza e anche questo giocatore, nel momento in cui questo video verrà pubblicato, potrebbe aver già firmato un accordo nuovo. Per il momento però c'è ancora poco più di mezzo mese e una trattativa arenata. Stiamo parlando di Jack Bonaventura e del suo accordo con il Milan. Il giocatore, dopo diversi infortuni, sembra aver ritrovato una stabilità sotto la guida di Pioli. Ma ancora l'accordo, nel momento in cui giriamo questo video, non è stato trovato. Molto probabilmente la firma è dietro l'angolo, ma ecco, non ci sentiamo di escludere che Roma o Fiorentina non possano piombare sul giocatore se Boban e Maldini non si sbrigheranno a fargli mettere la penna sul foglio. Bonaventura poi non è il solo rossonero che sta per entrare in scadenza. Il Milan non vorrebbe rinnovare l'accordo con Lucas Biglia, mentre per Borini ci sarebbe già pronta un'offerta da parte del Crystal Palace, forse già a gennaio. Ed ecco un altro contratto in bilico, nel senso che già da tempo si dice che verrà rinnovato, ma per il momento nulla di fatto. Stiamo parlando di Nacho del Real Madrid, giocatore che piace anche a molte squadre italiane, anche se il suo ingaggio sarebbe decisamente importante. Sulla sua scia ci sarebbe il Milan, ma sembra che anche Inter e Roma ci abbiano fatto un pensierino. E restiamo in bilico! Un altro contratto in scadenza a giugno 2020, ma che potrebbe essere rinnovato, è quello di Blaise Matuidi della Juventus. Il centrocampista sembrava già prossimo alla partenza nel corso dell'estate, ma è stato utilizzato quasi come titolare da Sarri. E la dirigenza bianconera sta evidentemente facendosi due conti in tasca per capire se lasciarlo andare o rinnovarlo. Di tempo ce n'è ancora, visto che pare che fino a febbraio la Juventus abbia una clausola che gli permetterebbe di rinnovare unilateralmente l'accordo. E ora entriamo finalmente nel regno dei giocatori che difficilmente verranno rinnovati dalla loro squadra. Il nostro numero 5 è Mario Götze del Borussia Dortmund, un giocatore che, dopo aver segnato un gol decisivo per la vittoria di una Coppa del Mondo, ha avuto diversi guai fisici e una malattia che ne hanno condizionato pesantemente il rendimento. A giugno il suo contratto scadrà e lui sarà libero di trovarsi una nuova squadra, anche in considerazione del fatto che non sembra andare per nulla d'accordo con l'allenatore Lucien Favre. Qualche settimana fa si era parlato di un interesse da parte dell'Inter, ma per il momento non ci sono destinazioni più probabili di altre. Passiamo ora in casa Napoli. I partenopei sembrano essere ormai arrivati alla fine di un ciclo, e in queste occasioni di solito chi può scappa via. Potrebbe farlo Dries Mertens, che è considerato tra i dissidenti dello spogliatoio napoletano e che ha un contratto in scadenza a giugno. La storia d'amore tra Napoli e Ciro Mertens potrebbe quindi essere al capolinea e ci sarebbe un Antonio Conte interessato alla possibilità di costruire una coppia d'attacco tutta belga con lui e Romelu Lukaku. Prima di pensare di lasciare Napoli, però, Mertens ha un'ultima cosa da fare. Segnare i 5 gol che lo separano dall'infrangere il record di Hamsik e diventare il miglior marcatore nella storia della squadra. Mertens non è però l'unico nome in bilico. Sembra che i recenti dissidi abbiano chiuso ogni possibilità di un accordo per il rinnovo di Calhejon, anche lui in scadenza a giugno, su cui ci sarebbe un interesse concreto da parte dell'Atletico Madrid. Dopo 7 anni sta per finire l'esperienza di Edinson Cavani al PSG. L'attaccante ex Palermo, che a febbraio farà 33 anni, ha infatti deciso di non rinnovare ulteriormente il proprio accordo con i parigini. Tanto più che il Paris Saint-Germain sembra ormai felice del suo rimpiazzo, quel Mauro Icardi arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter e che sta facendo veramente bene in quel di Parigi. L'obiettivo il Matador l'ha già svelato pubblicamente.
vorrebbe andare all'Atletico Madrid, anche in considerazione del fatto che Diego Costa, una volta che si sarà ripreso dall'infortunio, potrebbe voler far ritorno in Brasile. E il PSG potrebbe perdere anche il suo capitano, Thiago Silva. Anche il suo contratto è in scadenza a giugno 2020 e c'è un Milan alla finestra che attende una decisione sul suo futuro, sperando un ritorno del brasiliano in rossonero. Per il momento però Thiago Silva resta in attesa di una proposta da parte dei parigini. C'è una squadra che dovrà affrontare veramente diverse situazioni e che rischia di perdere pezzi anche molto importanti a zero. Si tratta del Tottenham, che ha provato a galvanizzare l'ambiente nominando Mourinho come nuovo allenatore e sperando di convincere qualche giocatore a rinnovare. Il ruolo più delicato a essere in dubbio è la difesa centrale, visto che i contratti in scadenza sono ben due. Quello di Toby Alderweireld, ma anche quello di Jan Vertonghen. In particolare, Alderweireld sembra ormai in partenza, visto che ha già rifiutato una nuova offerta di rinnovo dopo la nomina di Mourinho. Se c'era stata una corte serrata da parte della Roma nel corso dell'ultima estate, corte che potrebbe ricominciare nel caso non dovesse andare in porto il riscatto di Smalling dallo United, ora le pretendenti sono anche altre. Inter e Milan stanno alla finestra, ma si parla anche di Siviglia e Atletico Madrid. Sempre che il Tottenham e lo Special One non riescano a trovare argomenti sufficientemente convincenti per far cambiare idea al belga. E restiamo in casa Tottenham, visto che gli occhi di tutta Europa sono puntati sul destino di Christian Eriksen. Si sa, è in scadenza di contratto ed è fortemente voluto dal Real Madrid, ma anche dalla Juventus, che ripeterebbe così quanto fatto lo scorso anno con i due colpi a parametro zero di Rabiot e Ramsey. Ma secondo le ultime notizie potrebbero provare a inserirsi anche Inter e Manchester United, forse cercando di acquistarlo già a gennaio per una cifra vicina ai 50 milioni, invece di attendere giugno e rischiare di farselo soffiare da qualche pretendente più motivata. Questi erano 10 giocatori in scadenza di contratto a giugno da tenere d'occhio a partire dal 1 gennaio. Dove pensate andranno e quale di loro vorreste per la vostra squadra? Fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto il video premiateci con un like. E perché non iscrivervi al canale per essere sicuri di non perdervi i nostri nuovi contenuti? Siete su OneFootball, io sono Damiano Benzoni e vi auguro un'ottima giornata.